Abbiamo ancora parecchia carne al fuoco con Carmine paziente, riprendendo un po' Carmine in realtà quello che stavi dicendo nel tuo ultimo intervento e anche andando subito nello specifico se è prevista un'autonomia del sistema delle autonomie locali nell'utilizzare e nello spendere questi fondi. Qua collegati questa sera ci sono tanti amministratori locali, chi sindaco, chi assessore, oltre ovviamente sindaco di Pregnana che gioca in casa, Angelo Bosani, ma tutti noi che amministriamo negli enti locali e che in un qualche modo possiamo a diretto contatto con i cittadini, ci sarà una ricaduta anche per noi da questo punto di vista. Prima di lasciarti la parola, ricordo a tutti che potete scrivere in chat, la trasmissione, la diretta è registrata e quindi poi sarà caricata su YouTube e potrete comunque rivederla, o rivedere le ispezioni di vostro interesse. A te la parola, Carmine. Grazie mille di nuovo. Sì, era ciò che stavo, diciamo, accennando nell'intervento che ho fatto prima col professor Cottarelli. C'è un aspetto importante, secondo me. Nell'una delle ultime plenarie che abbiamo fatto nel Comitato Europeo delle Regioni alla fine del 2020, la presidente Ursula von der Leyen, perché spesso vengono ospitati, presidenti, la presidente della Commissione, commissari, eccetera. È intervenuta parlando proprio di Next Generation EU, ovviamente, quindi, e ha sostenuto con forza che la ripresa dell'Unione Europea avrà successo solo se anche le città e i territori saranno in grado di riprendersi, sono parole sue, perché quando la crisi è scoppiata, esse erano e sono state la prima linea di difesa. Io voglio darvi un dato. Il barometro annuale regionale e locale che era stato presentato alla fine del 2020 a Bruxelles stima che la diminuzione dei ricavi delle autorità subnazionali solo in Italia, Francia e Germania è stata superiore ai 30 miliardi di euro, dati di fine 2020, a causa ovviamente soprattutto della pandemia. E quindi la Presidente von der Leyen ci disse tre cose fondamentalmente. Città e territori devono essere al centro della ripresa del Next Generation EU. Due, la Commissione sta esortando i governi nazionali a coinvolgerli pienamente nei piani di ripresa, perché come abbiamo visto prima sono i singoli Stati membri che poi definiscono il piano nazionale di ripresa e resilienza. E tre, però i leader locali devono essere all'altezza della sfida, e cioè non devono soltanto limitarsi a presentare delle liste della spesa o dei libri dei sogni, come li chiamo io, ma devono avere una vera e propria visione per il futuro, perché questo è richiesto alle classi dirigenti nazionali, ma questo è richiesto anche alle classi dirigenti locali. Vi ricordate, forse lo avrete letto sui giornali nelle settimane passate, si è scatenata una vera e propria caccia alla lista della spesa nelle settimane scorse, da parte anche di molti sindaci italiani importanti, di città importanti. Quando l'ANCI ha fatto girare una griglia di 10 priorità, raccogliendo, diciamo, delle ipotesi progettuali o dei progetti veri e propri da sottoporre poi al governo per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lì è stato messo di tutto. Ci sono stati comuni che hanno chiesto fino a 20-25 miliardi di euro di investimenti. Chi ne ha chiesti 10, chi ne ha chiesti 12, chi ne ha chiesti 8? E la cosa paradossale, io l'ho detto anche in uno dei dibattiti che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, è che gli amministratori locali e i sindaci ci credevano davvero a queste cose che proponevano e che scrivevano. Vi rendete conto che se il Next Generation per il nostro paese, tra i diversi strumenti, vale 209 miliardi di euro, poi se ne sono stati aggiunti altri, ma ci torniamo dopo, è impossibile che città vadano a proporre 10-15 miliardi ciascuna di investimenti. E quindi questo deve essere anche per gli amministratori locali, diciamo, essere all'altezza della sfida, e cioè proporre cose reali che siano in linea con il piano nazionale, che siano in linea con le linee guida che sono state approvate in Parlamento lo scorso 13 ottobre, e chiaramente con le priorità dell'Unione Europea. Però, e torno un attimo, questo era, diciamo così, il cappello politico, l'orientamento che la Commissione ha voluto dare a questi piani. E c'è stato peraltro un lavoro molto sinergico che continua e che continuerà nelle prossime settimane anche di ANCI, oltre che la conferenza Stato-Regioni col governo, per rappresentare il punto di vista delle autonomie locali. C'è però uno strumento fondamentale
che è stato concepito a Bruxelles esattamente per, come assistenza alla ripresa, l'acronimo significa questo, alla coesione ai territori in Europa. Si chiama REACT-EU. Dicevamo prima, 209 miliardi di euro assegnati all'Italia, 196 derivano dal Recovery and Resilience Facility, quello che impropriamente viene chiamato Recovery Fund, altri 13,5 nel caso italiano sono proprio risorse di questo strumento, REACT-EU. Dicevo prima, sono sussidi e non sono prestiti, è fondamentale, sappiamo tutti qual è la differenza. È uno strumento ponte, programmazioni, la 14-20 che si sta chiudendo, si chiuderà poi in realtà entro il 2023, la 21-27, ha delle regole del tutto flessibili, molto flessibili rispetto a quelle dei fondi strutturali, ed è stato concepito esattamente per aiutare i soggetti ai quali tu facevi riferimento. Si tratta di sussidi e saranno le prime risorse che arriveranno nel nostro paese. Ripeto, il 90% già nel 2021. Però nella versione che è compresa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la destinazione geografica non è orientata verso i territori più colpiti dalla pandemia, per il quale era stato pensato, ma è concentrato geograficamente in una parte del paese. E poi il ruolo degli attori territoriali è soltanto parzialmente valorizzato. All'interno di questo strumento, per esempio, sono previsti per andare nel concreto interventi per la transizione energetica nelle città metropolitane, 715 milioni di euro. Efficientamento energetico degli edifici pubblici, 320 milioni di euro. Inclusione sociale, 100 milioni di euro solo per le città metropolitane. Noi siamo in una grande area metropolitana, quella di Milano, e quindi sto citando gli interventi più cogenti, diciamo, proprio per i nostri territori, le nostre città. Però è troppo poco rispetto a quanto era stato immaginato, rispetto alle finalità per cui questo strumento era stato costruito. E quindi io spero che nelle prossime settimane, poiché questa è soltanto una seconda bozza, che adesso bisognerà discutere col Parlamento, con le parti sociali, con tutti i portatori di interesse e quindi ovviamente anche con le autonomie territoriali, ci possa essere qualche ulteriore miglioramento. Perché dico questo? Perché complessivamente, poi interrompimi quando vuoi, però secondo me è importante, nel piano complessivamente inteso si valorizzano molto gli enti territoriali e le aree metropolitane. Sapete che il piano è diviso in 6 missioni. Nella missione 1 si parla molto di rigenerazione delle periferie urbane attraverso la cultura, il turismo, i parchi urbani, 400 milioni di euro. Ma soprattutto nella missione 2, quella che riguarda la transizione ecologica e la rivoluzione verde, si chiama così, molti investimenti vengono fatti sulla mobilità sostenibile. E qui si dice che per i comuni superiori ai 50.000 abitanti, quindi per esempio per il tuo comune, Ro, in alcuni territori che hanno particolari problemi di qualità dell'aria, e penso che voi ci siate dentro pienamente purtroppo, e di traffico, 40 comuni con queste caratteristiche verranno selezionati con una procedura a evidenza pubblica per finanziare progetti di integrazione, tra ciclabili, bus, sharing e così via. Si parla di decarbonizzazione dei trasporti, di rinnovo del parco rotabile degli enti locali e di soluzioni verdi per la mobilità. Si parla anche di digitalizzazione del trasporto pubblico locale e qui è previsto, è citato nel piano, un Living Lab proprio a Milano, cioè la città nel cui consiglio comunale siedo, Parco Nazionale di Ciclovie, insomma sono previsti molti interventi, così come pure nella missione 5, dove l'enfasi è posta sulla rigenerazione urbana, l'housing sociale, le periferie, anche perché, io sono molto d'accordo con questo, la cultura e lo sport vengono considerati veicoli di inclusione e di benessere sociale e quindi anche attraverso la creazione di impianti sportivi e di parchi urbani attrezzati, si vuole affrontare il problema della rigenerazione, soprattutto nelle aree più complicate. Però perché insistevo sul REACT, sebbene siano previsti questi altri interventi all'interno delle 6 missioni del recovery?
Ma perché, e quindi qui voglio anche mettere ancora di più i piedi nel piatto, visto che siamo insomma tra noi, è bene dirsi le cose fino in fondo, almeno i pensieri che si hanno. Il React arriva subito, nel 2021, quasi tutto. Sono sussidi, abbiamo detto, è nato esattamente per gli enti ai quali tu facevi riferimento, più colpiti dalla pandemia. La Lombardia, mi pare, senza nessuna, diciamo, con tutta evidenza, è uno dei territori maggiormente colpiti purtroppo da questo fenomeno, da questa tragedia, e soprattutto non è soggetto a verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti, come diceva il professor Cottarelli, per avere le tranche successive, e ciò che invece è previsto per tutto il resto del piano nazionale e di ripresa e resilienza. Quindi vado a chiudere, altrimenti la faccio troppo lunga, ma siamo sicuri che noi riusciremo fino in fondo a rispettare tempi, modalità, scadenze, riforme per avere tutte le risorse previste rispetto anche alle considerazioni che facevamo nella prima parte col professor Cottarelli? Per adesso l'unica certezza che abbiamo e che sottraiamo agli enti territoriali più colpiti dalla pandemia gran parte dello strumento che a Bruxelles era stato concepito. A noi ce lo hanno ripetuto più volte nel Comitato Europeo delle Regioni, che come sapete è rappresentativo delle regioni e delle città d'Europa, quindi delle autonomie regionali e degli enti locali, era stato concepito esattamente per questi soggetti che noi rappresentiamo. Sul resto non abbiamo ancora molte certezze, ma sicuramente alcuni dubbi. Quelli sì. Non so se ho risposto alla tua prima sollecitazione, però questo è un aspetto che secondo me andrebbe sottolineato anche nel dibattito pubblico e nel confronto che ci sarà nelle prossime settimane. È stato chiarissimo Carmine, tra l'altro Carmine Pacente è anche consigliere comunale a Milano, quindi oltre alla parte di curriculum professionale, che è un curriculum internazionale che l'ha visto anche conseguire titoli all'estero e a, diciamo, occuparsi anche di politica internazionale, poi vive comunque la realtà di tutti i giorni come consigliere comunale e all'interno un po' delle nostre istituzioni guardandole da dentro. Due domande, Carmine, che ti rilancio subito, che sono state fatte in chat. Uno un po' sul sindaco Angelo Bosani, sindaco di Pregnana, chiede queste risorse che comunque arriveranno in Italia, a prescindere poi dal livello di governo che andrà a spenderle, quindi che sia la regione piuttosto che città metropolitana o Stato anche, ovviamente dovrà sottostare a tutte le norme dei contratti pubblici, quindi affidamenti, gare europee. C'è in cantiere qualcosa per semplificare le procedure, l'approvazione dei progetti, per affidare più velocemente i lavori? Si sta pensando qualcosa su questo tema? Perché è un po' il rischio che abbiamo ripercorso questa sera di avere questa forte iniezione di capitali e poi in realtà, come quando si travasa l'olio, finisce tutto in un imbuto, quindi tu quanto olio puoi mettere, ma l'olio scenderà sempre a quella velocità e se ne hai in sovrabbondanza rischia addirittura di uscire dall'imbuto e appunto finire in lacci e lacciuoli disperso. Secondo tema, che riguarda la digitalizzazione, noi come paese abbiamo un piano per la digitalizzazione che proprio paradossalmente in questa misura cashback sì, cashback no, eccetera, la privacy degli italiani costa 150 euro, ma ci siamo accorti che esiste un'applicazione che può racchiudere tutti i servizi della pubblica amministrazione da questo punto di vista. Credo che il cashback sia una grande in realtà operazione di marketing innanzitutto, oltre che per sviluppare i pagamenti digitali. Tema digitalizzazione anche rispetto al trasporto pubblico locale. Prima di lasciarti la parola mi è fatto venire in mente una cosa che ho proprio letto oggi leggendo un articolo, quando è detto c'è la cultura e c'è lo sport nel piano, credo che sia essenziale, e questo articolo raccontava di quando a Churchill gli hanno chiesto come mai non diminuisse i fondi per la cultura durante la guerra, c'erano bisogno di comprare aerei, munizioni eccetera che erano scarsi, e lui rispose con una domanda molto semplice e disse:
Allora per cosa combattiamo? Ecco, credo che forse questa sia la risposta migliore, come questi ambiti in realtà siano molto importanti. A te la parola, Carmine. Sì, grazie mille. Parto da questo perché sì, lo avevo appena citato, nella missione 5, quella che si intitola Inclusione e Coesione, c'è una valorizzazione forte, una delle rubriche, oltre alla 2, quella che citavamo della transizione ambientale ed energetica, diciamo una valorizzazione molto forte degli enti locali e delle aree metropolitane, soprattutto per progetti, si dice, a valenza sociale e territoriale. E qui la rigenerazione urbana, la questione delle periferie, anche attraverso la possibilità di realizzare progetti pilota, viene fatta anche attraverso lo sport, cioè la creazione di impianti sportivi e di parchi urbani attrezzati, proprio perché la filosofia a monte è esattamente quello che dicevi tu. La cultura e lo sport sono dei veicoli poderosi di inclusione e di benessere sociale, tra le altre cose. Quindi, come accennavo in precedenza, questo approccio, diciamo, mi piace molto e sono molto d'accordo, esattamente come te, con ciò che è scritto nel piano all'interno di questa missione. Per quanto riguarda invece la questione posta dal sindaco di Pregnana, che saluto e che ringrazio anche, diciamo, per l'ospitalità, è una questione centrale. Io l'ho accennato prima, quando discutevamo in presenza del professor Cottarelli. Voi sapete che la governance, almeno da un punto di vista formale, cioè chi gestirà queste risorse e come, con quali strumenti, con quali modalità e con quali regole, è stato, diciamo, una delle cause principali che ha portato anche alla crisi di governo che stiamo vivendo in queste ore. Quindi è un aspetto estremamente rilevante. Il professor Cottarelli oggi su Repubblica scrive, perché nel piano nulla si dice rispetto a questo. Io lo trovo leggermente paradossale perché se era stata una questione così pesante, su cui addirittura un governo, almeno formalmente, è entrato in crisi, poi sicuramente ci saranno altre ragioni, io credo che almeno qualche indicazione all'interno del piano dovesse già esserci, però non c'è. Oggi il professor Cottarelli diceva, beh, probabilmente sarebbe utile fare una governance leggera. Per esempio, con una unità di missione essenziale a Palazzo Chigi, guidata da un ministro, con un responsabile per ogni ministero e per ogni ente pubblico coinvolto rispetto all'attuazione del piano. Poi però mancano anche gli strumenti per venire al cuore della questione posta dal sindaco, cioè come le realizziamo le cose buone indicate nel piano e chi esercita il controllo sull'attuazione degli interventi. Perché questo è il punto fondamentale. Io lo dicevo prima, noi siamo abituati purtroppo rispetto alla programmazione ordinaria dell'Unione Europea, questo è un piano straordinario, l'abbiamo detto in precedenza, cioè rispetto alle risorse del quadro finanziario pluriennale, cioè quel bilancio europeo pluriennale che vale 7 anni, siamo abituati a forti lentezze, ritardi che poi con molta fatica recuperiamo sempre verso la fine della programmazione, attraverso una serie di escamotage che ci consentono, diciamo, di spendere comunque le risorse, ma non sempre poi per creare, diciamo, le cose che erano state effettivamente programmate. Noi ne parliamo sempre, e questo poi è un po' il mio mestiere, come dicevi tu, da un punto di vista professionale. Perché arriviamo sempre lunghi in quanto abbiamo anche un apparato burocratico e che purtroppo non aiuta da questo punto di vista. E c'è la consapevolezza forte a tutti i livelli che o si semplifica in maniera poderosa tutto questo sistema di regole per fare questi investimenti, che saranno più ingenti perché al bilancio, al quadro finanziario pluriennale si somma il Next Generation, che è un piano straordinario, quindi le risorse saranno moltissime per il nostro paese nei prossimi anni. Non ci sarà nessun problema di risorse, ne avremo tante, forse ne avremo troppe rispetto alla nostra capacità di assorbimento, esattamente per i motivi che diceva il sindaco di Pregnana nella sua sollecitazione. C'è la forte consapevolezza che bisogna assolutamente semplificare. Io aggiungo, riprendendo quanto affermavo prima, o c'è una forte semplificazione, della quale però ancora non c'è traccia, almeno formalmente, diciamo nel piano, oppure il rischio,
di arrivare lunghi con gli investimenti. Più del 70% del piano oggi sono investimenti, perché è stato molto cambiato rispetto alla prima bozza. Investimenti per i quali noi siamo campioni di lentezza, oppure se non c'è questa semplificazione grossa, il rischio non è teorico, il rischio dal mio punto di vista è molto concreto di non riuscire a realizzare gli investimenti previsti e necessari, e poiché le tranche finanziarie vengono date ad avanzamento, diciamo così, dei progetti e dei lavori, è chiaro che il rischio di non prenderli tutti è molto concreto. Faccio soltanto un'ultima sottolineatura. Queste risorse vanno impegnate entro il 2023 e vanno spese entro il 2026. È una sfida da far tremare le vene ai polsi. Qui la cosa complicata non è tanto o non è solo programmare gli interventi e costruire il piano. Qui la sfida molto più imponente sarà utilizzare correttamente nei tempi le risorse che avremo a disposizione, accompagnate da quelle riforme della pubblica amministrazione, della giustizia, che diceva Cottarelli, che se non saremo in grado di garantire, è il risultato finale è tutt'altro che scontato, ovviamente. E noi sappiamo bene che il nostro apparato a regole attuali farebbe molta, molta fatica, quindi questo sarà, diciamo, uno degli aspetti più rilevanti. C'è la piena consapevolezza, quindi questo è assolutamente importante. Aggiungo, perché poi diciamo, per dare un'idea di quante risorse ci sono. Noi dal piano abbiamo questi 209 miliardi, poi sono state aggiunte altre, complessivamente vale circa 223 miliardi, 222,9. Però attenzione, contemporaneamente nel periodo 2021-2027, attraverso le risorse ordinarie dell'Unione Europea, quindi il bilancio pluriennale, chiamiamolo così volgarmente per capirci, solo dalla rubrica che riguarda la politica di coesione, cioè i fondi strutturali, il nostro paese, quindi risorse che si aggiungono a quelle che stiamo discutendo stasera, avrà 42 miliardi di euro a prezzi correnti, sottolineate sussidi, non prestiti, cioè a fondo perduto, solo da spendere, da investire, meglio che una parola più nobile perché dà il senso, che diventano più di 80 se aggiungiamo il cofinanziamento nazionale. E all'interno del piano, diciamo, si è cercato, condivido anche molto questo aspetto, di rendere addizionale il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con, diciamo, alcune risorse della politica di coesione, cioè dei fondi strutturali, per avere una programmazione più unitaria, più coerente, a beneficio ovviamente della crescita dei nostri territori. Grazie. Grazie Carmine. Chiedo a qualcuno se c'è ancora qualche domanda che vuol porre. E nel frattempo una breve riflessione, mentre qualcuno riscrive qualche domanda, considerazione sul tema della pubblica amministrazione, che stasera è stato ripercorso più e più volte, l'abbiamo toccato sotto diversi punti di vista. Ecco, io ho vissuto questa cosa qua, ho parlato un giorno con una persona al quale contestava il comune, i dipendenti che sono, in smart working, eccetera, eccetera. Giorno dopo, stessa persona mi porta come modello assoluto una multinazionale che opera a Milano, che sta dismettendo gli uffici e sta facendo lavorare tutti a casa. Questa è la sincronia, la discrasia nel quale viviamo, dove comunque un vigile che timbra in mutande a Sanremo significa che tutti i vigili, tutti i dipendenti pubblici in Italia timbrano in mutande tutta la mattina. Per nostra fortuna ovviamente non è così, e da fortuna da tutti i punti di vista, però c'è anche questo tema per cui, a prescindere, il dipendente pubblico vive una situazione tutelata, senza rischi, guadagnando parecchio rispetto alle responsabilità che porta. Forse anche un'operazione di trasparenza da questo punto di vista ci farebbe bene, e io ho in mente il governo Obama, appena insediato, cosa fece? Creò una piattaforma informatica dove ciascun cittadino poteva entrare liberamente, vedeva gli obiettivi che il governo aveva dato ai propri ministeri, non si chiamano ministeri, con la faccia del dirigente, quindi non so, dirigente Andrea Orlandi, immagine,
mail e numero di telefono con l'interno dell'ufficio, obiettivi a lui assegnati, grado di raggiungimento degli obiettivi. Ecco, se ce l'ha fatta l'America ormai 12 anni fa, credo che anche noi abbiamo un po' tutte le possibilità di replicare questi modelli anche in Italia da questo punto di vista, e magari l'investimento sulla pubblica amministrazione potrebbe, diciamo, spingere molto su questo, dico per equiparare il pubblico a, diciamo, a quello che il settore privato sembra sempre avere, ma quantomeno per farci fare un passo in avanti da questo punto di vista. Un'ultima, chiediamo a Carmine ancora un ultimo giro, poi raccogliamo proprio qualcosa in sullo spunto finale. E Carmine è conoscitore anche della città nostra, città metropolitana di Milano, e mi sembra anche abbia scritto un libro sulle città metropolitane nell'Unione Europea, ma adesso potrei sbagliarmi, però so che comunque è ferrato sul tema. Tra l'altro Carmine Pacente riveste anche il ruolo di presidente del Dipartimento Europa in ANCI Lombardia. La città metropolitana nostra, proprio parliamo della città metropolitana di Milano, in questo frangente è stata citata più volte, è stato citato l'organismo città metropolitana come soggetto dal quale potrebbero transitare o cui vengono assegnati questi fondi. Potrebbe forse ritrovare o trovare, neanche ritrovare, davvero un'identità e una forza grazie a questa possibilità? Quindi si apre uno spiraglio anche per città metropolitana di Milano, che a volte sentiamo un po' come non assente, però non è la parola giusta, debole, visto le competenze che la regione ha avvocato a sé, quindi ha tolto da città metropolitana, l'ha svuotata di fatto Regione Lombardia, e quindi poter dare un impulso al territorio. Per le città metropolitane nascono per mettere assieme capitali privati, investimenti privati a capitale e know-how pubblico da questo punto di vista. Quindi quale ruolo potrebbe ancora esserci? Mi è poi arrivata una domanda sull'ILVA di Taranto, cioè se è previsto nel Recovery Fund qualcosa per l'ILVA di Taranto, e come anche lì una situazione che non si riesce a sanare può invece essere, può essere dato un man forte e poter ripartire. A te la parola. Sì, grazie mille. Allora, rispetto al tema delle città metropolitane, sì, io l'ho citato più di una volta, città e metropolitane, perché qui il tema è più politico, ovviamente, e meno tecnico rispetto alle questioni sulle quali stiamo soffermando l'attenzione stasera. Qui la risposta è drammaticamente semplice dal mio punto di vista. E qui è una questione molto semplicemente di volontà politica. Cioè, che cosa il governo centrale una buona volta deciderà di fare delle città metropolitane come enti istituzionalmente riconosciuti? Perché purtroppo, come ampiamente risaputo ormai, dopo averle istituite, l'ho vissuto un po' da vicino, diciamo, per i motivi che dicevi tu, il 1° gennaio del 2015, fondamentalmente non ha mai compiuto e realizzato quella riforma che aveva avviato. E qui ci sono delle responsabilità che, diciamocelo molto francamente, attengono anche alla nostra parte politica, lo sapete benissimo. Perché si continua a confondere, quindi arrivo al dunque, la città metropolitana col comune capoluogo. Tu quando parli di aree metropolitane, anche all'interno di alcuni di questi progetti, non tutti, fortuna, e comunque fai riferimento al comune capoluogo, ma anche nella programmazione dei fondi europei ordinari, il primo programma più o meno rilevante che le grandi città gestiscono quasi direttamente, gestiscono tra virgolette, perché poi non sono formalmente riconosciute come autorità di gestione, per la prima volta nel periodo 2014-2020, quindi quello in corso, il programma operativo nazionale per le città metropolitane, ma l'organismo intermedio, cioè chi gestisce queste risorse, è il comune di Milano, non è la città metropolitana, nonostante il programma si chiami città metropolitana. Ma chi decide? Decide il governo centrale. E decide il governo come assegnare le risorse, da chi farle gestire, ovviamente all'interno di una cornice europea. E quindi fin quando non si chiarisce, ecco la questione politica per arrivare a Roma,
non a Bruxelles, a Roma, che cosa dovranno essere questi soggetti istituzionali in maniera chiara, faremo sempre molta fatica a definirne i confini, anche a rivendicare il necessario e il giustissimo ruolo che dal mio punto di vista, come del tuo e di tanti altri amici, dovrebbero avere. Però in questi primi 5 anni tutto ciò è mancato. Segnali chiari non ce ne sono stati. Sulla programmazione ordinaria per restare ai fondi europei 21-27 non cambierà granché. Quando andiamo a discutere dei fondi europei per le aree urbane, parliamo sempre dei singoli comuni, non parliamo mai delle città metropolitane come enti istituzionali riconosciuti. E quindi è evidente che se non c'è un cambio, che si manifesta attraverso la volontà politica, con delle norme, con delle leggi, con dei regolamenti, con dell'allocazione di risorse, a Roma non avranno mai il ruolo che io sogno, che tu sogni e che tanti di noi sperano, ovviamente, anche nella gestione di queste risorse. All'interno anche della rubrica 2, io l'ho citato prima velocemente, che è quella che riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Sapete che poi la transizione ambientale è quella maggiormente finanziata all'interno del piano, no? Poi c'è la digitalizzazione e così via. E molte volte si parla di singoli comuni. Rinnovo parco rotabile degli enti locali e soluzione green per la mobilità pubblica. Sono singoli comuni, mobilità sostenibile. Qui 40 comuni, dicevo prima, con più di 50.000 abitanti, per esempio Rho o Milano, o Sesto San Giovanni, o Cinisello, o Legnano, per restare a casa nostra, potranno partecipare a procedure di evidenza pubblica oppure il parco, le ciclovie. E allora è chiaro che fin quando non chiariamo questo equivoco che è tutto politico, non riusciremo mai ad attribuire, e dal basso non ce la facciamo. Ce ne siamo resi conto in questi anni. Ci si è provato in tutti i modi, ma non ci si riesce. Questa roba qua va accompagnata anche con un processo, diciamo così, top down. Non basta il bottom up, no, per restare. Quindi fin quando questa roba non diventa una priorità, io ho la sensazione che con tutti i problemi che ci sono in questo momento storico, a nessuno stia passando per la testa, o sia passato per la testa anche prima della pandemia, di mettere mano una volta per tutte a questa necessità che per esempio da grandi aree metropolitane come quella milanese, ma anche come quella napoletana, ma anche quella barese e così via, sono emerse più e più volte. Quindi questo, e sull'Ilva di Taranto assolutamente sì, perché all'interno del piano, anche della bozza attuale, che ripeto, lo abbiamo chiarito prima, però non è la versione definitiva che poi andrà mandata a Bruxelles, assolutamente no. Questa è una seconda bozza che migliora radicalmente la prima e che adesso dovrà essere discussa in Parlamento, possibilmente con alcuni miglioramenti, con le parti sociali, con l'ANCI, con la conferenza Stato-Regione, insomma con tutti i portatori di interesse e soprattutto con la Commissione europea, ovviamente, e poi si arriverà alla stesura definitiva che verrà inviata a Bruxelles come piano definitivo per nazionale, per la ripresa e la resilienza del nostro paese. Però ripeto, anche se mancano ancora molti elementi che abbiamo citato prima, alcune, diciamo, indicazioni sono molto puntuali e l'Ilva di Taranto è assolutamente una di queste, e infatti specificamente menzionata all'interno del piano. Grazie. Eccoci, è uscita però un'ultima sollecitazione che ci fa Paola Pessina da Facebook, che credo sia molto interessante. Abbiamo parlato prima di diseguaglianze col professor Cottarelli, però Paola Pessina mette l'accento anche sul ruolo del terzo settore. Non l'abbiamo mai citato questa sera, ma forse potrebbe essere elemento, soprattutto Paola dice in ambito sociale, di capacità di spesa e rendicontazione, perché è il loro modo di fatto di operare, con strumenti che abbiamo ormai da anni, che sono non solo la
coprogettazione, ma anche il passaggio precedente alla coprogettazione, che è la coprogrammazione. Quindi io, ente pubblico, interpello il terzo settore e programmiamo assieme. Una volta programmato, poi progettiamo quello che andiamo a fare. Una recente sentenza della Corte Costituzionale, tra l'altro su un ricorso, ha perfettamente, diciamo, legittimato ancora di più questo strumento. Il terzo settore, quindi, in Italia può avere un ruolo ancora anche all'interno dei fondi, e secondo te, Carmine, terzo settore che eroga tantissimi servizi, servizi fra l'altro agli ultimi degli ultimi spesso, o a coloro che vivono in solitudine, che sono un po' i mali del nostro tempo. Un'attenzione su questo, per far sì forse che quella parte che tu definivi, non mi ricordo bene, sussidio, comunque tutti quei soldi disponibili subito che potrebbero andare persi in mille rivoli, in realtà in questi non possono essere canalizzati anche attraverso questi strumenti? Sì, no, io sono... Scusami, e l'ultima domanda di Rita Vergani, e quale ruolo per le regioni nel Recovery Fund? Per concludere, c'era una domanda anche per Paola Corradi, perché non rendere obbligatorio il bilancio sociale, ma questo il codice del terzo settore approvato nel 98 lo rende obbligatorio per tutti gli enti del terzo settore proprio da quest'anno. Sì, no, grazie anche, diciamo, per queste ultime sollecitazioni. No, io sono molto favorevole, ovviamente, perché sia il Next Generation, quindi diciamo queste risorse straordinarie, poi confluite nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, ma sia anche le risorse ordinarie dell'Unione Europea, prevedono il coinvolgimento di tutti gli attori, quindi non soltanto del comparto pubblico, del governo innanzitutto, del Parlamento, l'abbiamo detto prima, ma degli attori sociali, dei portatori di interesse, dei sindacati, delle amministrazioni locali. La stessa cosa accade, almeno formalmente. Io su questo avevo scritto un libro, tu hai citato prima quello sulle città metropolitane, ne avevo fatto uno, il ruolo degli enti locali nella programmazione europea. Ma attenzione, anche gli enti locali, dal mio punto di vista, dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella programmazione degli interventi e nelle risorse, non soltanto poi nella realizzazione degli interventi. Perché? La banalizzo al massimo per semplificare, per non perdere, farvi perdere troppo tempo. Se programmiamo insieme, è chiaro che siamo più consapevoli anche degli interventi che andiamo a realizzare. E tutto questo è previsto a livello europeo. Però la Commissione, questo era un po' il senso di quel libro, oltre che stimolare gli stati nazionali a confronto, alla consultazione si chiama, con tutti gli attori coinvolti, che poi formalmente avviene, non può fare di più. Si era creato il codice di condotta europeo sul partenariato, si chiama, cioè anche quando programmi le risorse ordinarie dell'Unione Europea devi coinvolgere tutti i partner, quindi il terzo settore, quindi gli attori locali, quindi... Però che succedeva e che succede ancora in larga parte? Che ti coinvolgono da un punto di vista formale, cioè tu fai l'incontro con tutti i portatori di interesse in cui inviti tanta gente, tutti i soggetti, tutte le sigle, eccetera, e poi però le decisioni le prende sempre chi gestisce le risorse. Perché alla fine della fiera è questo. Noi stiamo negoziando con Regione Lombardia, noi ANCI dico in questo caso, no? Perché insieme ad Andrea siamo colleghi anche in ANCI, lui presiede la Commissione Economia e Bilancio, io quella europea. Io in questi mesi col Presidente Guerra stiamo negoziando con Regione Lombardia le risorse europee per le aree urbane. E noi siamo uno dei soggetti che deve essere assolutamente ascoltato. La Commissione te lo chiede con forza, non te lo può imporre, però attenzione, questo è quello che cercavo di dire prima, adesso lo semplifico con un esempio. Però poi alla fine può o non può, diciamo, tener conto delle indicazioni che tu le dai. E per questo che io insisto, bisogna rivendicare un ruolo maggiore di questi attori, e con una battuta io dico,
dovremmo completare anche il coinvolgimento delle autorità locali a pieno sulle risorse ordinarie e poi su quelle straordinarie del Next Generation, su cui però il governo invita continuamente Antonio De Caro, per esempio il presidente di ANCI, oppure, per rispondere a Rita che saluto, anche il presidente della conferenza Stato-Regioni Bonaccini partecipa ai lavori continuamente. Però io sia De Caro sia Bonaccini direi è un peccato che lo strumento costruito per regioni e città alla fine sia molto centralizzato nella versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quando invece, come ho detto all'inizio, era stato costruito esattamente per le regioni, per le città, per i territori maggiormente colpiti dalla pandemia, e doveva valorizzarli di più, a mio giudizio, rispetto a quando non si è contenuto in quella bozza. Io su questo farei una grande riflessione politica, ovviamente. Esattamente come sul coinvolgimento di tutti gli attori, coinvolgimento però reale e non soltanto una mera consultazione formale, scrivevo all'interno di quel libro, perché poi si vuole entrare nei processi decisionali in maniera seria. Devo dire, anticipo, avete visto la delibera regionale uscita il 30, così diamo una notizia anche agli amici collegati se non l'hanno letta. Noi col presidente Guerra, con ANCI, abbiamo insistito moltissimo con Regione Lombardia, che poi alla fine in quella delibera ha recepito molte delle indicazioni che ANCI aveva posto. Non è stato sempre semplicissimo, per i motivi che ho in pochissimo tempo evidenziato, però alla fine siamo riusciti a coprogettare, a coprogrammare quelle risorse, e quindi adesso speriamo che nelle prossime settimane riusciremo anche ad avere gli stanziamenti per poi costruire assieme alle città che saranno lombarde eleggibili anche i programmi operativi regionali dei fondi europei del 21-27. Grazie. Grazie Carmine, mi devo scusare con Paolo Corradi, avevo frainteso la domanda, pensavo fosse solo per l'intero terzo settore, in realtà è per tutte le aziende, anche private, quindi bilancio sociale per tutti, credo che sia un'ottima idea da rilanciare assolutamente. E...